Ciao ragazzi, mancano 3 settimane a PIOE 2, io sto cominciando a casarmi. 3 settimane, sì, 20 giorni circa, il 15 esce l'Early Access e io come dicevo sto cominciando a casarmi. Quindi niente, sono lì, sto cominciando a guardare le novità, tutte le cose e oggi vi porto altre 5 novità che ci saranno in PIOE 2 rispetto a PIOE 1, perché il mio punto di vista è sempre paragonarlo a PIOE 1 per darvi un po' un'idea della differenza. Se voi non volete giocare, cioè non volete comprarvi il gioco, vi ricordo che potete seguire me, che io lo compro, investirò questi soldi e gioco il giorno 1 perché sono gasato, ho voglia di farlo. Devo ancora capire come quanto costa l'MTX, spero di prenderlo. Se costa tipo €600 non lo prendo. E ecco, così. In più, c'ho un annuncio. Dalla settimana prima, che è tipo venerdì 8, divento affiliate di Twitch. Che è un po' che potrei, un anno o due che potrei farlo, non l'ho mai fatto, ma mi avete convinto a farlo dicendomi che volete farmi il sub, ma non si può perché finché non sono affiliate non si può. E per questo, ragazzi, vi ringrazio davvero. Cioè, convincermi a farvi spendere soldi è una delle cose più belle che c'è. Grazie, grazie davvero. E mi viene una lacrimuccia. Cioè, è proprio bella come cosa, devo davvero ringraziarvi. E ho messo un goal irraggiungibile, proprio perché è una cosa che non voglio fare. Ma se 50 di voi mi mettono la sub, io PIOE 2 lo gioco come arciere. Non fatelo, per favore. Preferisco che non mi metta la sub nessuno. Però mi sembrava giusto mettere un goal. Se entro il, anzi, non se entro il 15. Se arriviamo a 50 sub, io mollo il mio personaggio anche se è dopo il 15 e rifaccio un arciere. Ranger, oltre due Ranger o Hunter, Huntress o Mercer, non lo so, quello ve lo lascio scegliere anche a voi, tanto io non c'ho voglia di farlo, no. Vabbè, questo è l'annuncio, passiamo subito alle novità di PUI che è già passata mezz'ora di intro. Novità numero uno, una che secondo me è passata un po' inosservata, ma è veramente, veramente importante, cambierà tantissimo il modo di giocare. Cambiano i Chaos Orb. I Chaos Orb funzioneranno come un Annul e un Exalt messo insieme, cioè tolgono una mod e mettono una mod random in un item. Questa cosa porta il crafting a un paradigma completamente diverso, cioè in PoE 1 tu prendi una base di un oggetto che ti interessa e con la currency che hai la fai diventare l'oggetto che vuoi. Quindi fondamentalmente non ti interessa tanto di com'è l'oggetto all'inizio, basta che la base sia quella giusta, tanto gli metti sulle essenze, gli metti i fossili, gli fai quelle cose che devi fare e l'oggetto finale, tutte le mod che ha, sono indipendenti dalle mod dell'oggetto iniziale. Invece con questo cambiamento il crafting diventerà molto più simile a quello di Last Epoch, in cui tu devi trovare un oggetto che sia già carino e poi craftando vai a modificare questo oggetto. A differenza di Last Epoch, la grande differenza è che comunque volendo puoi continuare a buttare roba, buttare roba, buttare roba finché l'oggetto non diventa esattamente quello che vuoi. Però non è più un cambio proprio il modo, cioè se prima era prendo un oggetto e lo faccio diventare quello che voglio, adesso è prendo un oggetto simile a quello che voglio e cerco di farlo diventare quello che voglio. A me questa cosa, se devo dire la verità, non mi piace tantissimo. Ho giocato un paio di RPG in questo periodo. Ho giocato Last Epoch. Ho giocato The Slormancer, che secondo me ha il crafting più bello mai fatto in un RPG, veramente. Dopo aver giocato tanto a PoE, aver capito come funziona il crafting, devo dire che il crafting di PoE 1 è uno spettacolo, cioè l'idea è che tu puoi prendere qualsiasi oggetto e farlo diventare esattamente quello che vuoi è bellissimo, cioè ti senti come quelli che prendono il vetro e fanno i vasi piuttosto che le frecce, non lo so, cioè
È bellissima come cosa. Non so chi è che fa frecce di vetro, però. Mentre il dover trovare per terra un oggetto, craftarlo, vedere che non sei riuscito, buttarlo via, cercarne un altro, craftarlo, vedere che non sei riuscito, buttarlo via, mi piace molto meno. Mi sembra molto più time intensive come attività. Mi sembra molto più, non lo so, in trade poi vabbè li compri, però anziché comprarti un oggetto, craftarlo vuol dire comprare 30 oggetti e di quei 30 uno ti salta fuori. È semplicemente un modo diverso di fare le cose. A me piace meno. E spero che a voi piaccia, probabilmente renderà il crafting molto più facile, molto più accessibile, questa è una bella cosa. Novità numero 2, un po' più breve, molto più breve, ma comunque molto impattante. Non ci sarà più phasing, quindi non si potrà più passare attraverso i nemici come in PoE 1, ma il nostro personaggio avrà una score, mi viene in mente la parola in italiano, vabbè, un punteggio di grossezza, diciamo, e quando incontri un nemico, quello più grosso spinge l'altro. Quindi anche i nemici hanno un punteggio di grossezza, ovviamente. Quindi magari alcuni nemici riesco a spingerli, altri nemici saranno loro a spingere me. Ecco, non è facile. Ci sono degli unici che trasformano il dodge in una specie di teletrasporto in modo che puoi phasare in mezzo ai nemici, ma non è una cosa base del gioco. Cioè, alcune build potranno montare questa cosa, ma non sarà lo standard. E anche questo cambierà il modo di giocare, non so come, non ne ho idea, però questo mi sembra un bel cambiamento perché in PoE 1 phasing è obbligatorio e una cosa di cui io mi sono sempre, sempre lamentato è che non c'è un NTX per rendere invisibile il phasing, perché il mio personaggio è perennemente trasparente. Io gli ho messo su tutte le NTX del mondo, c'ha tutti gli effetti più fighi e poi è trasparente sempre. Vabbè, tralasciando questo. Questo è un bel cambiamento, sono curiosissimo di vedere com'è. Adesso la smetto di lamentarmi, ragazzi. Cambiamento 3, figata pazzesca, ragazzi. Allora, nel tree non ci saranno. Hanno voluto togliere le cose che sembravano mandatorie, obbligatorie da prendere. Quindi non ci sarà più vita nel tree. E gli small nodes, quelli che sono quelli da viaggio, quelli forza, destrezza, intelligenza, saranno intercambiabili, quindi tu prendi un nodo e scegli quale attributo metterci. Probabilmente ci sarà una currency che ti permetterà in futuro poi di cambiare l'attributo che hai messo. Bellissima sta cosa perché, cioè, gli attributi in PoE 1 funzionano in una maniera veramente brutta, secondo me. Nel senso, ti servono solo per arrivare ad avere i requisiti che ti servono per mettere gli oggetti, a meno che fai uno stacker di attributi. E invece in questo modo ti danno molto più libertà. Questo è un bellissimo cambiamento e francamente spero che diventerà retroattivo per PoE 1 perché sarebbe veramente una figata. Siamo al quarto, un'altra cosa che cambia tantissimo il gameplay. Le fiasche utility non saranno più proattive ma saranno reattive. Cosa vuol dire? Ci saranno comunque le fiasche di utility come in PoE 1, ma non avranno effetti, ad esempio, ti aumenta l'armatura di 1600 punti, che quindi tu, man mano che ogni 3 secondi mentre sei in giro lo schiacci e lo tieni sempre attivo per avere quei 1500 punti in più di armatura, ma saranno effetti tipo se sei frizzato usa la fiasca che ti defrizzi. La fiasca non sarà più costantemente da usare, ma verrà usata quando serve. Cioè, questa cosa è bella perché adesso come adesso PoE 1 è bilanciato sul fatto che tu abbia le fiasche sempre attive. E togliendo questa cosa, possono toglierlo dal bilanciamento. Quindi non è che chi è bravo, che sa avere le fiasche sempre attive, ha un vantaggio pazzesco rispetto a un nabbo che ha le fiasche orribili e le usa una volta al minuto perché non gli viene in mente. No, le tolgono, le usi, ti gelano, usi la fiasca, ti avvelenano, usi la fiasca. Cioè diventa molto più mi serve in questo momento, lo uso in questo momento, bellissimo, è una delle cose migliori. E arriviamo al quinto che quando l'hanno fatto vedere, mi ricordo, era forse il 2023, ci sono rimasto, Madonna, ero lì con la bocca aperta, spettacolo. Sapete che in PoE 1 ci sono due set di armi e che il secondo si usa sempre per livellare le gemme? Sempre è stato usato solo per quello, ci metti dentro più gemme possibile nei livelli e poi o le usi o le vendi. Ecco, in PoE 2 ogni weapon set avrà, avevano detto circa una ventina,
di punti de passive dedicate al weapon set. Quindi, cioè, io potrei avere un tri da incantatore e avere un weapon set con le armi che fanno danno da fuoco e andare a prendere 20 punti di danno da fuoco nelle passive, andare sul secondo weapon set, mettere un'arma che fa danno da ghiaccio e togliere quei 20 punti del fuoco e mettere 20 punti del ghiaccio. 20 punti sono tanti, ragazzi. Si riesce a specializzare bene le due cose? È uno spettacolo, non c'è niente da dire, è uno spettacolo. Si potrebbe fare un setup da clear, un setup da single target, ad esempio. Un setup da, non lo so, non ho ancora pensato bene a come usarlo, ma le possibilità sono infinite ed è bellissimo. Cioè, questa è proprio, questa è pazzesca, ragazzi, questa è pazzesca. Come vedete, io sono gasatissimo e visto che siete arrivati in fondo, per ringraziarvi, vi metto un punto bonus. In PoE2 si continua a dire che verrà premiato l'active gameplay, che più tasti si usano meglio è, si è incentivati a usare più tasti, mentre in PoE1 siamo abituati a avere la nostra build che usa un tasto solo, corre, spara, corre, spara, corre, spara. C'è una cosa che vorrei farvi pensare, questo è più un ragionamento perché non ci sono notizie ufficiali. Anche PoE1 premia l'active gameplay. Perché se voi pensate al vostro League Starter, alla prima volta che fate progressione, usate nella vostra build sempre 3, 4, 5, 6 tasti. Uno per fare danno, se non due, la curse, l'exposure, beh, le mumme skill, sempre due di quelle, siamo già a 6. Sono tanti tasti. Poi, man mano che la vostra build diventa forte, togliete tasti rinunciando al danno. Vi faccio un esempio, gli anelli con curse on hit vi usano le curse a livello 1. Voi rinunciate a usare una curse a livello 21 per non dover cliccare una curse a livello 1. Stessa cosa con tante altre cose. Man mano che la build diventa forte, si rinuncia al danno in favore della quality of life. Io sono dell'idea, anche dopo quello che aveva detto Jonathan Roger, che si potrà diventare dio anche in PoE2, che questa cosa succederà anche in PoE2, cioè, ma più la build diventa forte, più si tolgono i tasti e si torna a usare un tasto solo. Che dire, i cambiamenti sono tanti. Io sono gasato. Per gli ultimi 4 anni la gente mi parlava di PoE2, io dicevo, ah, non me ne frega niente, non mi interessa, non voglio saperlo. Adesso invece che si avvicina il giorno, mi sto proprio gasando. Bello, bella sta cosa, mi piace. Io ragazzi spero che questo video vi abbia dato delle informazioni che non sapevate. Se pensate che ci sia qualcosa di importante che ho dimenticato, scrivetemelo nei commenti che farò ancora un video probabilmente con le varie novità, anche perché tra un giorno o due uscirà, spero fra un giorno o due, se no fra poco comunque usciranno i primi annunci sulle novità dell'Early Access che è ora, porca vacca, perché adesso lo sto aspettando, sono in hype. E niente, vi ricordo che se volete supportarmi potete prima di tutto mettere mi piace al video, farlo vedere ai vostri amici, lasciare un commento, scrivere in Brembi sei un figo, così che all'algoritmo piacciono i commenti, a me piacciono i complimenti, siamo contenti tutti. Se volete supportarmi un po' di più c'è il link qua sotto per Ko-Fi, da weekend prossimo metto, no, tra 2 weekend, perché weekend prossimo gli italiani di karate non ci sono, tra 2 weekend metto il Prime su Twitch, quindi tenete buono il vostro Twitch Prime per me perché sono un mio creator, ne ho bisogno, quindi grazie. Oppure potete aiutare la Gilda a aumentare i posti donando soldi alla Gilda, che quando abbiamo abbastanza soldi aumentiamo i posti per la gente che ancora non ha potuto entrare e che vuole giocare in un gruppo di persone, sparar cazzate, avere accesso a qualche stascia. Ecco, questo era tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!